Monica Cresta, tecnico della Nazionale Allievi Maschile, qualche settimana fa, insomma pochissimo tempo fa, conquistata la qualificazione agli europei di categoria in Calabria a Vibo Valentia. Sarà un'estate calda per la tua nazionale, insomma. In questi giorni sei qui in Puglia per seguire queste finali giovanili CREA Under 17 che coinvolgono appunto la fascia di età che tu segui direttamente durante l'intera stagione. A te, che hai il termometro in mano di quella che è la situazione giovanile della fascia di età che segui, chiedo qual è lo stato di forma di questi ragazzi. Beh, allora, con tutte le difficoltà che hanno avuto questi ragazzi, ma non solo questi, in generale la nostra pallavolo italiana, direi che in questo momento lo stato di forma è ottimale. Intanto il fatto di riuscire a fare le finali nazionali è un valore aggiunto che forse qualche mese fa non sapevamo di poter avere. Ti posso dire che intanto vedrò dei 16 convocati, 14 sono coinvolti in queste finali nazionali, quindi li vedrò giocare tutti. I ragazzi sono riusciti a lavorare solo negli ultimi 4 mesi a causa Covid, esattamente come tutti gli altri delle altre fasce d'età, ma come tutti gli altri sport nazionali, perché comunque il Covid ha portato via tantissimo tempo a questi ragazzi in palestra. Adesso ci ritroviamo qua, sono carichissimi intanto di poter avere l'opportunità di giocare una manifestazione di questo tipo. È stata ridotta a causa sempre del Covid, ma intanto c'è la possibilità di farla. Quindi ognuno di questi ragazzi si troverà ad essere uno dei 12 migliori, nelle 12 squadre migliori d'Italia, e questo è sicuramente un valore aggiunto. Per il resto ti dico, li vedrò e poi li prenderò subito da domenica per preparare l'europeo. Europeo che sarà preparato da voi proprio qui in Puglia, prima di viaggiare in Albania per affrontare la rassegna continentale, insomma. Possiamo dire, prima di parlare dell'europeo, che queste finali sono il frutto dello sforzo di federazione, società, ma anche atleti in una stagione così difficile. Sì, infatti devo ringraziare soprattutto la federazione che mi permetterà di lavorare qua in terra di Puglia e soprattutto qua a Castellana, dove ho solo ricordi positivi per le mie ex finali nazionali, sia quelle che sono andate bene sia quelle che sono andate meno bene, però ho sempre solo ricordi positivi. Devo ringraziare Michele Micolis, presidente di Castellana, De Mater Domini, perché ci metterà a disposizione tutte le strutture e tutte le situazioni possibili per affrontare al meglio questa preparazione all'europeo. Sarà dura perché l'europeo, il nostro girone è molto tosto e noi avremo poca possibilità di allenare. Infatti in questo momento siamo più che altro con le dita incrociate che i ragazzi stiano tutti bene e che finiscano nel miglior modo possibile queste finali nazionali per poi prenderli e cercare di creare in poco tempo il gruppo migliore che possa andare a giocare questi europei nella migliore condizione possibile. Con quali presupposti si va in Albania? Si va in Albania per fare meglio possibile. Questa cosa ce l'eravamo già ripromessa per il UESA, quindi per la qualificazione. Siamo riusciti nell'intento preparandola in solo 6 giorni. Qui avremo qualche giorno in più, ma non andiamo oltre i 10 giorni e cercheremo di tirare fuori da questi ragazzi il meglio che potranno darci.